Buongiorno! La sentite anche voi questa frizzicarella aria di Natale? Ah no? Ok. Ciao ragazze, allora dopo il primo entusiasmo iniziale mi sono messa a pulire casa, ho passato la cera, oggi ho voluto passare la cera a terra, quindi ci ho messo un bel po' e nel frattempo si è fatta una certa, quindi mi devo sistemare. Mi sono già fatta la mia skincare mattutina e adesso volevo provare con voi questa maschera della quale vi ho messo la foto su Instagram, vi ho fatto le storie e veramente in tante mi avete chiesto di provarla assieme, quindi lo facciamo subito. Ed è una maschera in tessuto che va tenuta per 10 minuti di Origins, che mi è stata offerta ed inviata dall'azienda grazie alla piattaforma Octoly, quindi ringrazio sia l'azienda che Octoly. Vi metto sempre il link nell'info box, guardate sempre l'info box perché è molto importante. Siete piegati perché ho rotto il cavalletto e come vi ricorderete l'ha aggiustato il Grinch ma malamente, quindi lo devo ricomprare. Nel frattempo ci accontentiamo di questo che si piega così che piano piano cade. Comunque, tornando serie, c'era la possibilità di scegliere soltanto una maschera, ovviamente, che è una cosa che tra l'altro apprezzo perché così dà più possibilità a tutte così tutte abbiamo la possibilità di testarle e di farci un'idea. Questa qui è alla lavanda, io ho scelto quella lenitiva che ovviamente funziona come una maschera in tessuto, così vedete, si apre e dentro c'è la maschera. La prendiamo, mamma mia, bella imbevuta, e infatti non butto la confezione perché io la riutilizzerò, ragazze, perché penso sia uno spreco, ce n'è tantissima dentro sinceramente. E anche qui mi sembra veramente bella piena, vediamo se riesco a non romperla, cosa molto probabile. Ok, la faccia è qua, la andiamo a mettere e a posizionare in questo modo qui. Allora, tra l'altro una cosa che mi piace un sacco è che non ci siano cose di mezzo del tipo cose da togliere e da eliminare ulteriormente, perché è una cosa che mi scoccia molto. La posizioniamo, che freddo, molto bene perché aderisce benissimo anche qui nella parte del nasino, chiamiamolo nasino, quindi facciamo così e la lasciamo per 10 minuti. Mamma che freddo, ho avuto un impatto di freddo proprio sul viso. Ok, adesso sì che siamo belle. Ok. Mamma, ce n'è tanta, ragazze, può essere riutilizzata assolutamente. 10 minuti e ci vediamo dopo. Ok, la vado a togliere adesso. La ripiego e la rimetto dentro perché così va ad assorbire quella... Ciao ragazze, dove andate? E vedete, il Grinch è un testone, gli avevo detto che avrebbe fatto questo gioco. Eccoci qui. Allora, ecco, la sensazione, facciamo prima così, la sensazione è bellissima, rimane ovviamente sul viso e quella che rimane va massaggiata così ed è veramente una bella sensazione, una bella coccola, perché appunto sentite la pelle molto rinfrescata. Poi io vado a metterla anche sul collo, la tiro verso il collo, la porto verso il collo e insomma devo dire che ecco, ah che bella, bella. Faccio sempre così io, ragazze, perché sveglio un po' la circolazione. E adesso mi potrei anche vestire e uscire dal pigiama. Tra l'altro devo comprare un pigiama assolutamente, perché questo se lo vede. Una buona maschera, mi piace molto per tanti motivi e ve la promuovo. Top! È tardissimo e queste sono le mie giornate ormai, praticamente io torno a casa tardissimo, davvero tardi, piuttosto è più o meno distrutta, ecco. Comunque insomma, ve l'ho detto che sono un po' itinerante in questo periodo e ho molte cose da fare, sto cercando anche di lavoricchiare laddove io possa, e quindi sto avendo una vita abbastanza ricca e piena e mirabolante, direi. Però comunque stasera volevo cercare di chiudere il vlog di questa giornata, perché ultimamente ho davvero poco tempo per vloggare, quindi avevo detto, mi ero ripromessa di riuscirci e di farlo in maniera più costante, e quindi voglio cercare di farlo. Per cui ragazze, questa giornata è andata così e ci vediamo domani. Buon pomeriggio ragazze, buon giorno, buonasera, a seconda di quando guarderete questo video. È sabato pomeriggio e noi ci accingiamo a uscire per un bel giro di shopping. Io sono solita fare così in questo periodo, perché credo che poi successivamente, a mano che ci avviciniamo al fatidico giorno, andare nei centri commerciali o comunque in posti come quelli sia da pazzi, da folli, perché c'è una bolgia soprattutto nel weekend. Però poi alla fine il weekend è l'unico momento utile della settimana per poter fare questo, almeno per quanto mi riguarda, perché tra il lavoro mio e del Grinch, tra il lavoro in generale, tra impegni, babysitteraggio, dogsitteraggio e cavoli vari, alla fine ci riduciamo sempre nel weekend, anche se io in realtà sono più per il weekend passato a casa in tranquillità, in serenità, però diciamo che non sempre si può. E in questo periodo io mi porto avanti proprio perché cerco appunto di non trovarmi poi all'ultimo minuto a dover andare nei centri commerciali il 24 e il 25, soprattutto perché io fui una di quelle che ha lavorato sia nel centro commerciale che all'interno appunto del proprio negozio. Io mi ricordo vigilie interminabili che mi portavano a casa la sera veramente distrutta. Io non mi ricordavo nemmeno il mio nome, quindi povere commesse, povere voi se siete commesse. Si è perso di vista un po' tutto, è inutile fare qui questi discorsi, insomma, che sono poi triti, a volte sembrano discorsi quasi banali, però in realtà è quello che penso. Secondo me a Natale la vigilia bisognerebbe chiudere a mezzogiorno e ognuno alla propria casa per godersi la famiglia e appunto la festa, perché altrimenti che senso c'è? Detto questo, però, siccome non è così, io vado oggi appunto a prendere le ultime cose che mi servono un po' di cose per casa, perché diciamo che ho fatto un bel repulisti ultimamente. In realtà negli ultimi giorni mi sono un po' stabilizzata rispetto a prima, comincio a starci un pochino di più in questa casa, quindi appunto, come vi dicevo, faccio dei cambiamenti, cerco di fare dei cambiamenti eliminando il vecchio perché è così, bisogna che sia così assolutamente. E quindi ho fatto un po' di remise in form dell'ambiente, che ovviamente comincia ora, però sarà un proseguo sempre di più, perché è una cosa che voglio fare assolutamente. Stare dentro un ambiente in cui non ti senti a casa non è una cosa bella, e quindi non voglio che accada nella mia vita, nessuno dovrebbe farlo. Quindi si lavora per questo, si cerca di fare appunto con delle piccole cose, con dei piccoli cambiamenti l'ambiente più carino e più conforme anche ai miei gusti, ma anche ai gusti suoi ovviamente. Non è che posso mettermi a stravolgere tutto, è chiaro, si rispetta sempre anche l'altro. E quindi insomma è un via vai continuo in questi giorni, e oggi me lo voglio prendere solo per me, perché altrimenti non ho mai tempo di farlo, davvero. Ve l'ho detto, vi ho fatto vedere ieri a che ora ritorno a casa la sera, è un periodo un po' stressante, un periodo un po' difficile, tanto è vero che nonostante io mi stia allenando di meno e stia mangiando di più, sono dimagrita, perché oggi ho messo un paio di jeans che prima non mi stavano bene, non mi si chiudevano, e quando mi sedevo in macchina sembrava che mi stessero praticamente legando con un laccio emostatico sulla panza. Oggi invece sto comodissima, sto proprio comoda, e quindi penso che stia un po' dimagrendo per lo stress, ma ben venga, quando si dimagrisce per qualsiasi motivo ciò accade, a meno che non si tratti di problemi di salute, facciamo corna. Va bene ragazze, mamma mia che soliloquio, insomma adesso vi porto un po' con me, vediamo cosa ci riserva il sabato sera. Ragazze, voi non potete capire che cosa significhi fare acquisti di Natale con un Grinch. Non potete capire ragazze, è un incubo. Perché già lui è Grinch tutto l'anno, ma in questo periodo, veramente, in questo momento, dai il meglio di sé. Ma è stupido! Mio fratello, non mi vede, non mi fa il caso di inquadrarlo. Va bene, continua questa impossibile missione, mission impossible, mentre la gente mi guarda come se fossi pazza, ma i pazzi sono loro. Continua questa missione impossibile, ossia fare acquisti di Natale con un Grinch. Mamma mia, sta venendo giù il diluvio. Mamma mia, che tempaccio ragazze. Comunque siamo rincasati. Vi faccio vedere qualcosina delle cose che ho preso, ma non tutto, perché eventualmente poi faccio nolle, e anche perché veramente stasera ho preso un sacco di cose, devo dire. Nel frattempo mi accorgo che la ricrescita è importante, anche se vi dirò che con questo effetto qui, l'effetto degradé che ho fatto l'ultima volta, non è che nemmeno me ne rendo conto, quindi vabbè, ma bando alle ciuancie, vi faccio vedere un po' di cose. La prima cosa ragazze è questo che ho trovato dai Cin Cin Cinesin, se riesce a metterlo a fuoco magari, eccolo qui, ed è un tappeto che io volevo prendere da tempo. E lo volevo proprio di questa grandezza, quindi sono stata fortunatissima perché l'ho trovata a 25 euro, ed è davvero fatto bene, molto molto bello, guardate, molto molto bello, mi piace un sacco, davvero stupendo, e lo volevo proprio in questo colore. Ragazze, poi ho preso questa sempre dalla Cinesina, dove vado io, che sono degli appendini, quindi delle decorazioni per l'albero, fatto in questo legno dipinto in bianco, che mi piacevano un sacco, davvero 80 centesimi l'uno, e trovo siano davvero carine. Guardate che bella questa, davvero belle, non vedo l'ora davvero di appenderle, perché secondo me faranno un figurone, troppo carine. Vediamo se c'è qualcos'altro di... ah, ecco queste anche, guardate che belle ragazze, per quanto belle sono, le ho pagate davvero pochissimo. Le cariche per lo spazzolino che non possono mai mancare. E basta, per ora vi mostro solo questo. Adesso mi metto a sistemare perché ho preso anche le tende, magari le tende ve le faccio vedere montate. Chi si è svegliato presto di domenica mattina per andare a comprare un'altra tenda perché quelle non bastavano? Noi, io, con l'herpes pure. Eccole qui montate, però stiamo ancora lavorando, diciamo che mi ritengo abbastanza soddisfatta perché è stato difficilissimo trovare delle tende che coprissero tutta questa vetrata, però tutto sommato con i miei poteri di arredatrice di interni ho trovato queste qua, mi piacciono un sacco, le ho abbinate in questo modo, vedete, questo ha un tessuto un po' damascato e questo diciamo che ha una specie di... in realtà è un disegno astratto, lo definirei, però è molto molto bello. Poi vi farò vedere la visione d'insieme una volta finita. Il Grinch ci vede una rosa, ma perché è romantico. Comunque, ovviamente i colori sono scelti in previsione del futuro, perché tutto questo color giallo scomparirà ben presto e... insomma, piano piano le cose prenderanno un altro aspetto. Work in progress. Ho comprato anche queste per questo finestrone. Anche in questo caso il problema è sempre lo stesso. Come vedete le finestre sono immense e altissime, però alla fine sono riuscita a trovare queste qua, che sono di questo grigio barra carta da zucchero, e poi in mezzo ci ho messo queste che sono bianche e richiamano un po' con queste righe richiamano appunto queste altre in modo da sovrapporle, e poi hanno questo ricamo qui al centro grigio per richiamare il grigio di queste, quindi io trovo che stiano molto bene. Ah, abbastanza distrutta, sono già le 4. Abbiamo fatto un sacco di lavori, un sacco di spostamenti, un sacco di cose abbiamo buttato, insomma, via al vecchio davvero, è una cosa fondamentale da fare, però stancante e anche un po' sicuramente emotivamente forte come cosa, io questa cosa la penso davvero. Bisogna essere in grado di farlo, però, cioè è inutile che cioè, ovviamente nel momento in cui si è pronti, nel momento in cui ci si riesce perlomeno a piccoli passi. Ovviamente non lo si può fare subito, non lo si può fare immediatamente, non lo si può fare tutto in una volta, piano piano, piano piano, senza darsi fretta. Cercando di cogliere i segnali che ci sono in noi e dall'esterno. È una cosa che sto imparando crescendo e vivendo questa situazione soprattutto. Ci sono dei segnali, dei piccoli segnali, degli input che vengono da noi, dei segnali che vengono da fuori e che ci dicono questo è il momento, adesso devi fare così. Alla fine sono cose che si capiscono crescendo, che si capiscono con l'età. Sarebbe anche ora di smettere di darsi delle colpe, ecco, di avere tutti questi sensi di colpa che pare siano deleteri, così mi hanno detto, pare siano deleteri i sensi di colpa, quindi sarebbe il caso di smettere di averne e quindi sì, è così, insomma, in poche parole. Adesso mi riposo 2 minuti, giusto 2 minuti davvero, mezz'oretta, 5 minuti, poi altra tranche di lavori e sistemazione, perché c'è un po'